Sì, grazie Presidente. Proprio stamattina in Commissione abbiamo avuto il piacere di analizzare vari aspetti rispetto a tutti gli impatti che ci sono stati rispetto alla messa in esercizio della linea Filobus nel corridoio Laurentino. È stata mia premura fare una domanda diretta ai tecnici di Agenzia Roma Servizi per la Mobilità per capire appunto se tutti quanti gli ordini del giorno presentati a riguardo appunto degli effetti o comunque delle connessioni riguardanti l'entrata in esercizio del filobus, delle varie linee filobus, possono in qualche modo andare a riguardare la pianificazione del PUMS. Ci è stato risposto che appunto il PUMS, essendo un piano che non riguarda ovviamente l'offerta di esercizio, non può soddisfare questo tipo di richieste che comunque l'amministrazione sta portando avanti sia nel confronto con il municipio, sia nel confronto con i comitati. Per fare in modo che alla riapertura delle scuole ogni tipo di esigenza venga soddisfatta nel perimetro dell'attuale contratto di esercizio. Per cui tutti gli ordini del giorno che presentano comunque delle richieste che hanno come riferimento questo tipo di richieste appunto sul corridoio filoviario Laurentina, noi ci esprimiamo con voto di astensione, non tanto perché appunto siamo contrari, proprio perché sottolineiamo che non sono appunto, non hanno nessun tipo di attinenza con la discussione di oggi in aula. Grazie.